Oggi andremo a sostituire il filtro del nostro frigo LG, ma questo è un filtro compatibile, questo è quello nuovo, Aqua House, ed è compatibile con varie Beko, Bosch, Daewoo, GF, Haier LG e tanti altri, quindi è un ottimo filtro compatibile. Qua sorge sempre un problema, perché io non ho le unghie. Per rimuovere il vecchio filtro bisogna, vedete, c'è questa specie di tappino, va spremuto verso il basso, estratto il tubicino. Quindi io andrò ad utilizzare una pinza, perché proprio non riesco mai a farlo. Spingo verso il basso e rimuovo. Adesso uscirà un po' di acqua. Ecco qua, fatto. Non è uscita l'acqua. Per cambiare il filtro, prendiamo quello nuovo, vi dovete ricordare la direzione dell'acqua. Qui la segna, vedete? Dice l'acqua deve scorrere in questa direzione. Quindi il tubo del rubinetto va qui, rimuovo la sicura, vedete? Rimuovo la sicura, spingo qua, è più facile, basta spingere, vedete? E si incastra, non esce più. Mettiamo la sicura, rimettiamo la sicura, nel frattempo mio figlio ci dice sì e no. Togliamo la sicura, vedete, l'acqua va in questa direzione, entra di qua. Togliamo l'altra sicura, poi daremo una bella pulita. Ecco, io che non ho le unghie ho sempre difficoltà a fare questo tipo di lavoro. Togliamo la sicura e questo è l'altro tubicino. Io per comodità li ho messi sotto al lavandino, vedete? Rimettiamo la sicura, andremo ad attivare l'acqua e il gioco è fatto. Questo lo nascondiamo qui sotto, non dà fastidio a nessuno. Si riattiva l'acqua, il rubinetto è questo qui. Si controlla che non ci siano perdite. Perdite non ce ne sono. Zero. E il filtro è sostituito. Adesso vi faccio vedere il mio frigo e vi lascerò anche il link Amazon. Questo è il nostro frigo LG Tok Tok. Allora, questo è il messaggio che ci dice di cambiare il filtro. Basta cliccare qualche secondo, resettarlo e il nostro frigo sarà pronto a funzionare almeno per un altro anno senza cambiare il filtro e risparmiando. Anche i filtri ve li lascio in descrizione. Se vi è piaciuto il nostro video lasciateci un like, iscrivetevi al canale YouTube di Rimedi Divini e ci vediamo alla prossima. Ciao!